Un saluto a tutti voi, radioascoltatori interconnessi, sono Lorenzo Colangeli e come sempre parleremo di rugby, parleremo delle attività che si svolgeranno e che si sono svolte nei weekend. Innanzitutto ripeto sempre di essere grato al circuito RDA Radio, circuitoradiospeaker.com per lo spazio che mi concede. Allora, la settimana scorsa avevamo in programma delle attività, soprattutto per quanto riguarda le franchigie federali, perché vedevano il penultimo turno del campionato United Rugby Championships e vedevano nella fattispecie le zebre nell'ultima gara in casa a Parma contro i gallesi degli Scarlet. E Treviso nell'ultima partita in Sudafrica contro i Bulls. Allora, gli auspici, come avevo detto la settimana scorsa, erano quelli di vedere una squadra, una franchigia delle zebre, disputare una bella gara e sperare eventualmente di riuscire a sorprenderci andando a vincere questa partita nell'ultima giornata, con una squadra come gli Scarlet che venivano da diverse, diciamo, sconfitte nel campionato. Purtroppo questo non è stato perché le zebre invece sono uscite sconfitte con un 32-18, ma più che altro sono uscite sconfitte, secondo me, sul piano generale, da una squadra che da quello che si è visto non ha fatto niente di particolare che essere precisa, disciplinata e gestire soprattutto, forse diciamo, sfruttare gli errori delle zebre che per diciamo, abbastanza lungo diciamo, durante la partita ha avuto degli alti e bassi. Purtroppo finisce così l'avventura delle zebre in casa con una sconfitta, ripeto, ci dispiace perché l'anno scorso, per come era partita la stagione, gli auspici erano abbastanza positivi, avevano avuto sì delle sconfitte all'inizio del campionato, ma con pochi punti di distacco aveva anche dimostrato poi soprattutto nel percorso del Challenger Cup con delle vittorie di poter sperare di arrivare non sempre diciamo fanalino di coda di questo campionato ma poter arrivare a conquistare qualche vittoria in più. Questo non è arrivato e ci sarà un cambio al vertice del tecnico della società, arriverà l'allenatore della nazionale italiana Under 20 Brunello e l'attuale tecnico Roselli lascerà il suo incarico. Quello che si spera che il prossimo anno questa franchigia possa veramente fare il salto di qualità che merita perché, ripeto, far parte di questo torneo è una cosa importante che dovrebbe dare possibilità diversi giocatori italiani di poter fare diciamo, minutaggio, di fare esperienza in un campionato veramente di livello molto elevato. Quindi questo diciamo, è l'auspicio. Ora le Zebre disputeranno l'ultima giornata di campionato, andranno in Scozia contro la prima del torneo, il Glasgow, che diciamo, da quello che si è visto durante il torneo non credo che daranno speranze alle zebre di poter conquistare punti, però proprio perché ormai siamo arrivati alla fine del campionato non è detto che invece Glasgow possa diciamo, allentare un po' diciamo, la pressione e consentire alle zebre di poter, perché no, diciamo, disputare almeno una gara positiva. La partita verrà trasmessa sulla piattaforma Sky Sport, come è stato fatto tutto l'anno, il 31 di maggio alle ore 20:30. Questo però non questo weekend, ma il prossimo, perché il torneo United Rugby Championship si ferma per le finali delle coppe europee. Infatti si disputerà la finale della Coppa dei Campioni di rugby e la finale della Challenger Cup che, come avevo detto nelle puntate scorse, aveva pensato Treviso di poterci arrivare. La finale sarà invece tra il Gloucester e gli Shark, e la selezione sudafricana che è stata poi proprio sconfitta in casa da Treviso.
Di Treviso invece che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che la settimana scorsa, l'ultimo turno del suo tour sudafricano, la vedeva contro la squadra dei Bulls che veniva da ottimi risultati e che anche se Treviso aveva vinto contro gli Shark a Durban, avevo detto che la vedevo un po' in difficoltà contro questa squadra. Difatti il risultato finale l'ha vista sconfitta per 56 a 35, troppe mete, troppi punti subiti, anche se poi Treviso è riuscita con 4 mete e a conquistare un punto di bonus che gli consente di arrivare a pari punteggio con Edimburgo e sperare nello scontro diretto che la vedrà il primo di giugno in casa nell'ultima giornata alle ore 14, la vedrà uno scontro diretto con una vittoria, eventualmente conquistare questo traguardo dei playoff. La gara in questione tra Bulls e Treviso ha visto subito i Bulls molto con molta pressione, con molto scontro fisico, un uno contro uno che veniva sempre vinto. È un Treviso che arrancava dietro questa dinamica che non riusciva a contrastare. Poi c'è stato un momento che Treviso forse è riuscita a sfruttare un momento di calo di intensità del gioco dei Bulls dopo che aveva già conquistato con le 4 mete il punto di boss offensivo ed è riuscita piano piano a erodere qualche punto e avvicinarsi un pochino ai Bulls, ma i Bulls stessi poi hanno ripreso a giocare con un ritmo veramente elevato e a mantenere poi questo grosso distacco di punteggio fino ad arrivare poi, ripeto, a questo 56 a 35 che gli ha consentito di vincere agevolmente poi la partita. Quindi ripeto, Treviso dovrà adesso nell'ultima giornata del primo di giugno vedersela con una diretta concorrente di Edimburgo. In casa a Treviso si aspetta sicuramente una grande quantità di tifosi perché, ripeto, questa vittoria le darà forse, non forse, le darà matematicamente la possibilità di passare il turno e di andare a questi playoff che, ripeto, erano l'obiettivo dell'inizio stagione. A differenza delle Zebre, quindi proprio per questo motivo possiamo parlare positivamente nel caso si arrivasse a questo obiettivo. Ma anche se non ci si arrivasse, comunque un torneo abbastanza positivo, un bicchiere mezzo pieno, anche se in determinate occasioni Treviso ha un po' fallito certe situazioni, forse, ripeto, sempre per una difficoltà nel gestire poi un roster lungo, sì, ma poi con degli elementi che non erano utilizzabili per via del torneo del Sei Nazioni. Ora Treviso, ripeto, aspetta questo incontro con, e anche noi diciamo tifosi aspettiamo questo incontro con interesse, soprattutto perché purtroppo uscendo sconfitti dalla semifinale con Gloucester, l'obiettivo anche diciamo secondario, quello della finale della Challenger Cup, è sfumato. Quindi ripeto, aspettiamo questa partita di Treviso contro questa squadra scozzese di Edimburgo e il primo di giugno alle ore 14. Poi ne parleremo la prossima settimana in maniera più dettagliata, anche andando poi a vedere se eventualmente Treviso avrà qualche diciamo defezione, ma questo non credo, comunque lo vedremo la prossima settimana. Di rugby giocato questo fine settimana non ne avremo molto, avremo la finale, forse diciamo quello più importante, la finale del campionato elite femminile che vede per l'ennesima volta le due squadre venete scontrarsi come l'anno scorso e come 2 anni fa, cioè il Valsugana e il Villorba. E diciamo che sulla carta forse il Valsugana, anche come lo scorso anno, parte favorita, però come tutte le finali non è detto che poi il Villorba possa dare forse diciamo un qualcosa di diverso e perché no anche arrivare a una vittoria, però ripeto gli auspici sono di un Valsugana che possa
di nuovo arrivare al successo. La partita verrà disputata a Padova e la diretta televisiva sulla piattaforma DAZN, questo il 25 di maggio alle ore 17:30. Altre partite per quanto riguarda l'attività di rugby sono le due semifinali di ritorno del campionato di Serie A. Campionato di Serie A che vedrà poi nella semifinale arrivare a queste due finaliste per ambire poi a un posto per il torneo di Serie A d'Elite, che è stato diciamo rivoluzionato in quanto doveva passare a 8 squadre e invece ritornerà a 10 squadre. Quindi non ci sono retrocessioni dalla Serie d'Elite, ma una di queste 4 squadre che adesso elencherò arriverà al prossimo anno al torneo. Le due semifinali sono state disputate. La prima semifinale vedeva Prato contro il Custorino, un Custorino primo in classifica nel girone A e un Prato secondo in classifica come miglior punteggio nel girone 3. L'altra partita era invece tra il Verona e la Lazio Rugby, Verona primo nel suo girone di B e la Lazio prima nel girone C, cioè quello del centro-sud. Allora, le due partite sono state disputate, forse c'è stato due risultati un po' inaspettati, ma non inaspettati, però sulla carta potevano non essere così, proprio essere aspettati, perché in Prato vince 37-24 contro Torino e conquista ben 5 punti. Una vittoria abbastanza giusta da quello che si è visto dalla partita, e una Lazio che va a espugnare un campo di Verona che quest'anno l'aveva vista solo sconfitta una volta nel campionato e mai in casa, e quindi di conseguenza una vittoria molto importante che dà la possibilità alla Lazio con 4 punti di andare in un ritorno con una forse più tranquillità per poter ambire arrivare a questa finale. Prato, anche vincendo 37-24, secondo me non è detto che nel ritorno possa avere questa tranquillità nella gestione della partita. Però, ripeto, la finale vedrà una di queste 4 squadre poi scontrarsi. Le due partite potranno essere viste sui loro canali social, sia dalla parte della Lazio sul canale social Facebook, ma anche forse sul canale YouTube di Verona, e Custorino non lo so se potrà, se darà la diretta televisiva in streaming, cosa che invece ha fatto Prato per la partita di andata. Detto questo, parliamo della Serie A d'Elite. La Serie A d'Elite vedrà la finale la prossima settimana ancora, quindi anche la Serie A d'Elite avrà ancora una settimana di riposo, e le due pretendenti di Piadana e di Padova vedranno la loro finale e la disputeranno il 2 di giugno alle ore 17:30 come lo scorso anno su diretta televisiva su Rai 2. Le due squadre si stanno preparando al meglio, sono convinto che sarà una bella finale, sono convinto come anche negli anni scorsi questa finale darà molto interesse a chi diciamo, è appassionato e chi segue il rugby italiano. Poi ne parleremo anche qua dettagliatamente la prossima settimana, andando un po' a presentare questa finale. Detto questo, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e buon rugby a tutti.